E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 11.900 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Trovate qua sotto il link in descrizione. Parliamo di un Elnag Doral, un camper che non abbiamo mai visto. Della serie Elnag abbiamo visto l'Elnag Clipper, l'Elnag Magnum, l'Elnag Poker e comunque queste versioni qui. Quindi diciamo che questa qui è una versione leggermente diversa, un pochino più distaccata dal prezzo comunque che porto di solito, fascia diciamo base, prezzi bassi. Invece questo qui è leggermente più alto. Ah, abbiamo visto anche l'Elnag Marlin. Allora, dimensioni di questo camper: dovremmo stare intorno ai 6,80 m/7 m, comunque è veramente grandino. Quindi è un camper ideale per la famiglia, qualcuno comunque che cerca un camper molto spazioso. Pianta veramente fatta molto bene, anche i materiali secondo me sono fatti molto bene. Già qui Elnag si è migliorata, quindi qua è già un fascia media, medio alta. Allora andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi entrando subito, sulla sinistra troviamo la cucina, praticamente con i due fuochi, il lavandino. Nella parte sotto poi troviamo il frigorifero trivalente. Subito dopo vediamo la stufa. Questa qui è sempre una stufa della Truma, leggermente più moderna rispetto alla classica 3000 che vedevamo, quella vecchia. Comunque è migliorata. Poi praticamente nella parte posteriore troviamo un letto fisso matrimoniale veramente molto ampio, molto luminoso questo camper. Vediamo veramente a tre finestre nella parte posteriore, una luminosità veramente buona. Vari cassetti nel camper che sono veramente tanti. Poi praticamente abbiamo il bagno. Adesso la foto del bagno comunque si intravede un pochetto il lavandino, il mobiletto qui a fianco. Credo che sia comunque molto compatto, non è grandissimo. E non so dirvi se ci sia la doccia separata, ma credo di no, perché vedo che è abbastanza compatto. Poi vediamo in foto la dinette principale. Volendo questa qui si può abbassare e utilizzare anche come letto matrimoniale, ma secondo me, avendo sia quello in mansarda e quello posteriore, quello della dinette comunque non si tocca. E poi entrando subito sulla destra vediamo un altro armadietto veramente molto ampio, centralina nella parte superiore. Entrando subito sulla destra poi si intravede un pochetto la mansarda con la sua finestra. Troviamo l'oblò nella parte superiore, oblò anche nella parte centrale del camper. E per il resto comunque nella parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ford Transit. Questo qui è un 2005 turbo diesel. Vediamo anche la foto della cabina. Allora, praticamente non abbiamo il chilometraggio perché purtroppo non è stato specificato. E questo camper è del 1997. Comunque nella cabina si vede che è leggermente migliorata rispetto al vecchio MK3, quindi le plastiche sono molto più rifinite. Se non mi sbaglio dovrebbe avere anche l'aria condizionata, il servosterzo sicuramente ce l'ha. Questo qui comunque è un trazione posteriore a ruote gemellate, quindi veramente tanta roba. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, esternamente comunque sta in buone condizioni di verniciatura, sia comunque dalla parte della cabina sia dalla parte della cellula, veramente molto interessante. Un pochetto non mi convince la finestra comunque, perché hanno messo praticamente un pezzo di plexiglass, quindi andrebbe sostituita secondo me. O se proprio lo volete eliminare la finestra questa qui, potete anche chiuderla veramente. O secondo me è meglio sostituirla, perché il pezzo di plexiglass non è che mi piaccia proprio tantissimo. E comunque queste strisce blu sono molto belle. Poi come accessori esterni si vede il tendaline esterno. Ulteriore accessorio è stato specificato che c'è la retrocamera posteriore. Una cosa che vi voglio far notare di questo camper, veramente una cosa molto buona comunque per evitare le infiltrazioni: giunzioni molto più grandi. Se vediamo tutta la parte delle giunzioni, la parte sotto comunque è già in vetro resina, la parte se vediamo sopra la cabina e che praticamente poggia sulla mansarda, quindi cosa molto buona. E anche se vediamo vicino alla cabina nella parte dello sportello, e già sono delle buone giunzioni. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare. E per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.